Posti di lavoro triplicati durante il periodo estivo. Nel Tiguglio la bella stagione concede più spazio soprattutto ai giovani. Di vacanze se ne riparlerà in autunno. Apertura al confronto e un appello a fare fronte comune per ottenere il bene dei lavoratori. Dopo la protesta dei sindacati sul mancato rinnovo del contratto per i lavoratori del sociale, è un'EBA a tendere la mano. Il mercato delle armi è lo scandalo che contraddice lo spirito olimpico. Nuovo richiamo di Francesco all'Angelus. Il Papa ha ricordato la solitudine degli anziani nel tempo estivo e ha tributato un applauso a tutti i nonni. La fede si incarna in tante storie. A Santa Margherita Ligure la devozione alla Madonna della Lettera vive nella memoria delle famiglie e delle persone. Il Vescovo diocesano ha celebrato la Santa Messa nel giorno della festa. Essere felici insieme e comunicare, temi di approfondimento per i campi estivi dei giovani di Moneglia e Santa Margherita Ligure. Ne parleremo questa sera nella rubrica Estate Giovani. Calcio 0-0 tra Virtus Entella e Carrarese nell'amichevole disputata a Tavarone di Maissana. E questa sera alle 21.15 su Teleradio Pace 2 al canale 85 la partita amichevole sarà trasmessa in differita. Buonasera, buonasera a tutti voi, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Vendite triplicate durante il periodo estivo. Nel Tiguglio, infatti, la bella stagione concede più lavoro soprattutto ai più giovani. Di vacanze se ne riparlerà in autunno. L'estate sulla costa è dedicata al turismo e ai villeggianti. Siamo andati a sentire come sono organizzati i lavoratori stagionali e i commercianti della zona. Il primo servizio del giornale, lo vediamo insieme. Le ferie per i lavoratori stagionali, alla pari degli altri dipendenti, maturano mensilmente, ma c'è un grande ma. Nelle località turistiche come quella del Tiguglio non ci si ferma, soprattutto d'estate. In vacanza si andrà a fine stagione. Quindi d'estate si lavora sempre, niente ferie? A parte il giorno di riposo, niente. Purtroppo niente. Durante l'inverno? L'inverno lavoro in piscina comunale per la chiave rinuoto e qualche periodo di ferie riesco a prendermelo. Più d'inverno che d'estate. Sì, sicuramente. Come sta andando la stagione? Va bene, dura, però si va avanti, siamo un team di giovani, e ci aiutiamo tutti e mi trovo benissimo qua a lavorare. Le località di mare sono sempre più gettonate durante la bella stagione, nonostante la clientela non manchi neanche d'inverno. In estate si tende infatti a non fermarsi mai, a fare straordinari e a rendersi sempre disponibili. Com'è il lavoro rispetto all'inverno? Allora, adesso è aumentato, lavoriamo il doppio praticamente e c'è molta gente, soprattutto alla sera. Fa molto caldo, quindi principalmente il lavoro è concentrato dall'aperitivo in poi. E rispetto all'inverno lavoriamo decisamente tanto, anche se abbiamo la nostra clientela, quindi anche d'inverno comunque lavoriamo e adesso abbiamo aumentato anche il personale. Orari più flessibili e tanta buona volontà. Il periodo estivo porta con sé tanto turismo e tanto lavoro per gli abitanti della costa, che puntano il loro guadagno annuale proprio sui mesi caldi. Da che ora a che ora siete aperti? Siamo aperti dalle 7 del mattino fino a oltranza, fin quando c'è gente, noi diamo un servizio. Come turni sono un po' più massacranti rispetto all'inverno? Sono un po' più massacranti, ma siamo forti, nel senso che riusciamo tranquillamente a gestire tutto. Poi le ferie le facciamo a fine stagione, da ottobre in poi andiamo tutti a riposo a turno e poi riprendiamo poi a marzo con la stagione, con la primavera, ecco. 800 593 235, questo è il numero verde attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 per avere informazioni sulle variazioni previste dal progetto regionale Estate Sicura. È un punto di informazione, di ascolto, di orientamento a disposizione delle persone con particolare riferimento a quelle anziane, a quelle più fragili. Il programma Estate Sicura si inserisce nel sistema di sorveglianza del piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute
e a cui aderisce Regione Liguria dal lontano 2004. Il call center serve per avere informazioni complete e utili. Il servizio è organizzato a livello regionale. Il Comune di Genova ha formato personale qualificato per rispondere a ogni richiesta o esigenza. E a Genova, dove il servizio è attivato, si può chiedere il supporto dei custodi sociali o del maggiordomo di quartiere per piccole commissioni quotidiane. Ma è possibile anche avere consigli utili su come affrontare queste giornate, conoscere i bollettini meteo, organizzare il tempo libero partecipando ad eventi di aggregazione o sapere se esistono altre iniziative strutturate a sostegno della popolazione più fragile. Apertura al confronto, ma anche un appello a fare fronte comune per ottenere il bene dei lavoratori. Dopo la protesta dei sindacati sul mancato rinnovo del contratto per i lavoratori del sociale, è un'EBA a tendere la mano per riaprire il dialogo e arrivare finalmente a un accordo. Vediamo. Credo che la modernità oggi del rapporto sindacato e parte datoriale sia di andare insieme dalle istituzioni e rendere conto oggettivamente di una situazione che è diventata molto critica. Fare fronte comune per arrivare a conquistare un obiettivo condiviso. Dopo l'assemblea di protesta e la minaccia di sciopero da parte dei sindacati confederali che chiedono il rinnovo del contratto per i lavoratori del sociale, è un'EBA a fare un passo verso la ricomposizione della trattativa, arenatasi dopo la bocciatura della proposta di 50 euro lordi di acconto dell'aumento salariale. La situazione non è semplice e i fattori che entrano in gioco sono molteplici e diversi, a partire dalla stessa composizione territoriale. In Liguria sono 54 gli enti che applicano questo tipo di contratto, più di 1000 invece quelli a livello nazionale distribuiti su 19 regioni italiane. Non è una questione locale, non è una questione del villaggio del ragazzo, il contratto viene applicato in tutta Italia e le situazioni regionali sono tutte piuttosto complesse. In Regione Liguria abbiamo fatto un passettino in avanti, ma quello che dovremo andare a trovare a livello nazionale è un vestito che calzi per tutti gli enti e su tutto il territorio, e non è semplice. In attesa della ripartenza del tavolo contrattuale, anche i vescovi di Chiavari e Genova hanno dato la loro disponibilità all'ascolto delle parti per capire le circostanze che hanno portato alla rottura delle trattative. In previsione, se non ci saranno riavvicinamenti, c'è lo sciopero nazionale proclamato per il 16 di settembre. Le migliaia di lavoratori del settore chiedono un riconoscimento per il loro impegno a servizio dei più fragili che tenga conto anche del progressivo aumento del costo della vita registrato in questi ultimi anni, costi a cui devono fare fronte anche le strutture stesse e di riflesso le famiglie degli utenti e che, per quanto riguarda la Regione Liguria, ha visto un adeguamento delle tariffe. In totale per il comparto arriveranno quasi 17 milioni di euro che andrà però a regime nei prossimi 3 anni. Nessuno discute del valore del lavoro dei nostri operatori, anzi, se c'è una cosa spiacevole in tutto questo che possa passare un messaggio di questo genere. Noi siamo i primi che portiamo delle istanze alle varie istituzioni che poi devono sostenere il costo di un rinnovo, perché venga riconosciuto quanto è diventato ancora più complicato lavorare nel sociale e nel sociosanitario. Il problema è la sostenibilità. Una parte delle risorse vengono dal pubblico nei servizi sociosanitari, una parte vengono dai comuni, ma una parte vengono anche dalle famiglie. Quindi bisogna trovare anche un bilanciamento tra quello che puoi chiedere alle famiglie e quello che poi devi girare in termini di sostenibilità di un rinnovo contrattuale. La Regione Liguria ha stanziato 8 milioni e 250 mila euro nel contributo di solidarietà per la residenzialità e la semi-residenzialità per sostenere le persone con disabilità, con patologie psichiatriche o affette da AEDS, residenti in Liguria che si trovano in condizioni di fragilità e basso reddito, in modo da favorirne l'inserimento in strutture sociosanitarie residenziali e semi-residenziali. Il finanziamento sarà ripartito tramite FILSE tra i comuni capofila delle conferenze dei sindaci delle ASL della Liguria in base al numero di abitanti, caratteristiche ed esigenze dei singoli territori. All'ASL 4 Chiavarese arriveranno circa 970 mila euro. Nel complesso per l'anno 2024 Regione Liguria ha stanziato 16 milioni e 500 mila euro. Tragico incidente ieri pomeriggio nella parte alta del vallon del Froppa nella provincia di Belluno.
Alpi Bellunesi, investita da un masso che si è staccato dalla prete sovrastante, è morta così una giovane di Lavagna, 34 anni, Michela Onali Santoni, insieme ad altri 5 amici, tra uomini e 3 donne, provenienti da diverse città italiane, erano partite al mattino dal rifugio Bayonne, stavano scendendo diretti al rifugio Chiggiato. Erano sparpagliati lungo il sentiero, sulla parte alta, quando hanno sentito il boato e un masso ha colpito la giovane che era sopra di loro, insieme a un'amica. Quest'ultima ha dato l'allarme, è stata la prima a essere imbarcata e trasportata in ospedale sotto shock. Difficili operazioni di recupero della salma a causa della scarsa visibilità. La giovane è molto conosciuta nel Tiguglio per la sua professione di psicologa, faceva parte anche del gruppo Scout e di Azione Cattolica Diocesana. Intervento dei vigili del fuoco nella notte nella zona di Caperana, a Chiavari, per cause in via di accertamenti intorno alla mezzanotte e mezza hanno preso fuoco alcune baracche isolate di via Piacenza. Il rischio era legato alla presenza di diverse bombole all'interno, difficile anche l'accesso per via della strada di dimensioni limitate. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento chiavarese che ha spento le fiamme e bonificato l'area. In appoggio la squadra di Rapallo che ha tenuto sotto controllo il vicino Canneto verso cui si potevano propagare le fiamme. Presente anche una pattuglia dei carabinieri. Data la zona isolata, sono state coinvolte altre strutture. La pagina ecclesiale del nostro giornale L'Angelus, il pontefice ha ricordato la giornata dei nonni e degli anziani, invitando ogni comunità a lavorare per costruire un'alleanza fra generazioni diverse. E ha ricordato ancora una volta che all'origine del proliferare delle guerre, piccole o grandi che siano, c'è un mercato delle armi sempre florido che non conosce purtroppo la crisi. Il servizio dal Vaticano. Mentre nel mondo c'è tanta gente che soffre per le calamità e la fame, si continua a costruire e vendere armi. Il Papa non perde occasione per chiedere la pace. Di più, chiede di eliminare le cause che rendono le guerre endemiche, i profitti che derivano dal mercato delle armi. Questo è uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare e contraddice lo spirito di fratellanza dei giochi olimpici appena iniziati. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, la guerra è una sconfitta. All'Angelus della 17ª domenica del tempo ordinario, Francesco approfondisce i 3 atteggiamenti descritti dalla pagina evangelica che narra la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Offrire, un gesto che può apparire poca cosa, ma da cui Dio trae la materia per il miracolo. Rendere grazie, riconoscere cioè che tutto quello che abbiamo è dono, e condividere, vivere ogni gesto d'amore come dono di grazia. Nei saluti finali ricorda poi la giornata dei nonni e degli anziani, che cade a pochi giorni dalla memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, che la liturgia ricorda in un'unica data dalla riforma liturgica del 1969. La Chiesa celebra dunque la giornata dei nonni per favorire l'impegno di ogni comunità ecclesiale nel costruire legami tra le generazioni e nel combattere la solitudine. Per molti di loro, soprattutto in queste giornate estive, la solitudine rischia di diventare un peso difficile da sopportare. La giornata odierna ci chiama ad ascoltare la voce degli anziani che dicono «non abbandonarmi». E a rispondere non ti abbandonerò. Rafforziamo l'alleanza tra nipoti e nonni, tra giovani e anziani. Diciamo no alla solitudine degli anziani. Il nostro futuro dipende molto da come i nonni e i nipoti imparerebbero insieme. Non dimentichiamo gli anziani. E un applauso a tutti i nonni, a tutti. La parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure ha celebrato la festa della Madonna della Lettera. Noi eravamo presenti. Una fede che vive solo di riti muore, una fede che si incarna nella vita delle persone e delle famiglie vive dei loro stessi desideri, dei ricordi e delle storie. Di storie personali e di vita comunitaria fatta la devozione alla Madonna della Lettera, celebrata l'ultima domenica di luglio nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Ancora ieri sono arrivati degli ori portati, ma dei vecchi che i figli magari, e dei nonni, erano dei nonni e li hanno portati in dono alla Madonna. Se la fede si
incarna, vive nell'accogliere, nel rendere grazie, nel donare. Il Vescovo ha celebrato la Madonna della Lettera sottolineando di fronte allo scenario meraviglioso di questo angolo di paradiso affacciato sul Golfo i tre verbi del Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, invitando a non vivere di una fede di riti ma di una fede incarnata. Pochi residenti, tante seconde case. Comunque, questa parrocchia qui è bellissima e si sono susseguiti con me e loro 8 parroci. Abbiamo fatto un sacco di lavori, ristrutturazione, tetto, campanile, campane. La fede a corte si incarna nella vita delle famiglie, dunque. Nell'83 io sono andato a trovare dei miei parenti a New York. E sai cosa c'era nella sala? C'era la Madonna della Lettera. E nella vita delle persone, come Margherita Maria Lettera e sua figlia Alice, che compierà un anno fra qualche giorno. Mia mamma è dovuta rimanere a letto 9 mesi e in questi 9 mesi ha pregato molto la Madonna della Lettera, Madonna a cui siamo molto affezionati, evidentemente. E quindi alla mia nascita, il 26 giugno, hanno deciso di chiamarmi Margherita Maria Lettera. Diciamo che abbiamo fatto affidamento anche noi alla Madonna della Lettera e quindi abbiamo deciso di chiamarla Alice Maria Lettera, anche lei, sì. Una fede fatta di storie, dunque, che si intrecciano. Sono i biscotti di Messina, della Madonna della Lettera, che... E come sono arrivati a Santa Margherita? Sono arrivati quando siamo stati a Messina noi, e di conseguenza abbiamo fatto conoscenza con i messinesi e abbiamo cominciato a prendere i biscotti. Ad accompagnare la comunità nei giorni della festa quest'anno Don Nicola Migliaccio. Abbiamo tutti bisogno di una mamma, tutte le persone che sono venute in questi giorni, c'è stato un bel via vai, un bel flusso, e sono venute, si sono inginocchiate, hanno pregato, hanno posto la loro vita nelle mani della Madonna, proprio in segno di affidamento. Signore, ecco la mia vita, te la pongo, no, la pongo in mano a te attraverso le mani di Maria. 100 anni fa, il 14 settembre 1924, Camogli festeggiò per la prima volta la Stella Maris. Venne ricostruita l'edicola votiva sulla scogliera di Punta Chiappa, venne collocata al suo interno una nuova statua della Vergine benedetta dal loro vescovo di Chiavari, Monsignor Amedeo Casabona, che era camogliese di origine. In occasione del centenario, l'associazione Baule delle Memorie propone una mostra fotografica nella sala parrocchiale di Piazza Colombo. L'inaugurazione sarà venerdì 2 agosto a partire dalle 17 e sempre venerdì, ma questa volta alle 20.45, nella Basilica dell'Assunta, presentazione del libro I 100 anni della Stella Maris. La mostra si potrà visitare sabato 3 e domenica 4 agosto dalle 9.30 al 22. Una nuova puntata di Estate Giovani andrà in onda questa sera alle 21 su Telepace 1 al canale 12 del vostro telecomando. Proporremo l'esperienza dei campi estivi dei giovani delle comunità di Moneglia, a Cassigo, e dei giovani delle comunità di Santa Margherita Ligure che si trovano invece a Villanoce. Una breve anticipazione nel servizio che abbiamo preparato, lo vediamo insieme. Il titolo è Felici Insieme, vogliamo parlare dell'amicizia, in modo particolare l'amicizia con Gesù, e abbiamo trattato ieri che abbiamo scoperto che noi siamo un dono di Dio, e questo dono è prezioso. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio, ma anche agli occhi delle persone che ci stanno accanto. Proprio perché si è preziosi, si è capaci anche di poter servire gli altri, no? Quindi aiutarli e vivere con loro in una maniera diversa. Anche se sono piccoli, ecco il gruppo delle elementari, ma stupiscono sempre perché riescono a seguire molto bene, a capire, a dare degli spunti nei momenti in cui abbiamo fatto ragionare su dei testi, delle parole, danno soddisfazione. E abbiamo dei vari momenti durante la giornata di preghiera, ovviamente perché è un campo parrocchiale. Poi qua abbiamo a disposizione un campo, quindi possiamo fare delle partite, giocare. Il tema del campo è la comunicazione e abbiamo imparato ad affrontare i vari
tipi di comunicazione che ci sono, quindi verbale, non verbale e comunicazione come comunione. La preziosità secondo me è aiutarli a riscoprire il reale che poi ti porta anche a scoprire i mezzi di comunicazione, quel reale che ti porta anche a scoprire il virtuale, ma quel reale che diventa lo sguardo importante per accogliere il virtuale, per diventare preziosi noi nel scoprire la parola della bellezza, della tenerezza, della vicinanza. Sono un'educatrice che faccio i campi praticamente da una vita, perché io avevo, dato che per me sono sempre stati una ricchezza, l'avevo proprio domandato a Gesù, fammi fare i campi finché posso, e si vede che mi hai esaudito, perché se sono ancora qua. Hanno avuto un carattere solenne, ma al tempo stesso familiare, i festeggiamenti per i 100 anni della stazione ferroviaria di Sesti Levante. Inaugurata il 27 luglio 1924, la storia di questo importante snodo per il traffico ferroviario locale è stata ripercorsa con diversi eventi in avvicinamento a questo importante anniversario. Sabato le celebrazioni sono state aperte dalla fanfara dei bersaglieri, che ha introdotto l'arrivo dell'autorità. Presente il vescovo di Chiavari, Monsignor Giampio De Vasini, che ha impartito la benedizione al monumento ai ferrovieri caduti sul lavoro. E rappresenta anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. In occasione dei festeggiamenti è stato possibile visitare un treno storico che ha sostato proprio nella stazione di Sesti Levante. Tra gli eventi collaterali, l'esposizione del plastico della stazione realizzato dai soci ferrovieri e modellisti, l'annullo postale di speciali cartoline celebrative. Alla celebrazione per i 100 anni della stazione ferroviaria di Sesti Levante sarà dedicata la puntata Si può dare di più, in onda domani sera alle ore 21 su Telepace 1 al canale 12. È stato inaugurato questa mattina con la benedizione del nostro vescovo lo spazio Lumi, una terrazza panoramica che sovrasta l'hotel Stella a Mare a Chiavari. Lo spazio è a disposizione dei clienti della città per momenti di incontro e anche di convivialità. Si tratta di un ulteriore tassello nell'ampia ristrutturazione che l'albergo ha intrapreso nel corso dell'ultimo decennio dopo l'alluvione del 2014 che aveva messo a serio rischio la prosecuzione dell'attività. Noi eravamo presenti, vediamo. Il fango poteva azzerare anni di lavoro avviati da un'intraprendente donna del sud, la signora Lina, che insieme al marito Giovanni Pessagno nel 1974 aveva rilevato la licenza dell'allora ostello della gioventù della diocesi di Chiavari. Lo spirito di questi genitori capaci di rimboccarsi le maniche nelle situazioni difficili è stato trasmesso non solo ai figli ma anche ai nipoti, che nella famiglia hanno trovato la forza per ripartire. L'alluvione ci aveva completamente azzerato tutto, perché il piano terra è seminterrato, danni ingenti e la voglia anche di continuare. Sicuramente poi è stato determinante l'apporto dei figli, cioè i figli hanno deciso tutti e tre di continuare nell'impresa, si sono presi le proprie responsabilità, tuttora operano all'interno dell'impresa. E nell'insieme con la famiglia siamo ripartiti. Scendono in campo forze nuove, Ruggero, Agnese, Gregorio, e con loro decollano una serie di interventi che fanno rifiorire lo storico albergo chiavarese. Alle soglie del 50° anno di età, all'hotel Stella del Mare prende vita Lumi, un'ampia veranda che domina sulla struttura, aperta a clienti e alla città. Oggi si realizza un sogno, sì, vedere tutte queste persone a commemorare un percorso per noi partito dalla mamma di mio papà, con i nostri nonni, noi siamo cresciuti qua dentro e per il 50° anniversario siamo riusciti a inaugurare questo spazio. La ristrutturazione e l'inaugurazione della nuova area è stata sostenuta in tutti questi anni dalla proprietà. Siamo in casa di una proprietà della Curia che ci ha seguito, affiancato e aiutato nella maniera, nella misura in cui poteva per poter anche realizzare tutto questo, perché sono coattori anche loro di tutto l'intervento. L'obiettivo a lungo termine è quello di tenere testa alla concorrenza e alle moderne esigenze del mercato, partendo da una risorsa che si è mantenuta inalterata nel tempo, la famiglia. I nuovi portali, Booking, le sono le possibilità, ormai non si guarda più Chiavari su Chiavari, la concorrenza non è più data da Chiavari, ma è tutto il mondo, ma con 50 euro si va in Spagna, si può girare senza problemi e quindi noi dobbiamo tenere uno standard di livello e quindi è quello che cerchiamo di fare tutto il giorno, tutti i giorni e tutti insieme.
Adesso andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Sigla. Martedì 30 luglio, come ogni martedì alle 10.30, nella biblioteca Fasce Rossi di Sestri Levante, letture animate per famiglie e bambini. Nel 90° anniversario dell'esperimento della navigazione cieca condotto da Guglielmo Marconi nel Tiguglio con una manovra di precisione del Panfilo Elettra guidato solo da segnali radio, all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante avrà inizio alle 16 il convegno rievocativo con esperti appassionati. Il Festival Paganiniano di Carro si sposta a Mangia, frazione di Sesta Godano, dove alle 21 andrà in scena I Gusti Riuniti, Europa Barocca, con musiche del repertorio barocco italiano, francese e tedesco affidata all'ensemble Festa Rustica, uno dei principali gruppi italiani dedicati all'interpretazione della musica barocca. Visita guidata gratuita al centro storico di Moneglia, torna l'appuntamento settimanale che inizia alle 21 davanti al Palazzo Municipale, una iniziativa di Comune Labter. Sempre alle 21 in piazza 27 dicembre a Zoagli, Scacchi sotto le stelle, a cura della Proloco e dell'Associazione Scacchi San Margheritese. Per il 26° Festival Organistico Internazionale dell'Associazione Rapallo Musica, alle 21.15 nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, Marco Ruggeri proporrà un ricco repertorio all'organo Fratelli Serazzi del 1832. Nuovo appuntamento per il Festival In una notte d'estate di Lunaria Teatro, alle 21.15 in piazzetta San Matteo a Genova, Pasqua Rosa, di e con Gloria Sapio e Maurizio Repetto, una produzione Settimo Cielo per la regia di Alessandro Minati. Il 58° Festival Teatrale di Borgo Verezzi propone Sogno di una notte di mezz'estate nell'adattamento di Carlo Orlando, una prima nazionale che la compagnia del Barone Rampante porta in scena alle 21.30 in piazza Sant'Agostino. La rassegna cinematografica Circuito al Ducale prosegue con Goodbye Lenin di Wolfgang Becker, appuntamento alle 21.30 nel cortile maggiore di Palazzo Ducale. E sempre alle 21.30 prosegue anche Circuito a Quinto, che propone il film di Jonathan Glazer La zona di interesse, all'Arena Circuito sul Mare. Ora parliamo di sport e parliamo in particolare di calcio. Continua la preparazione della Virtus Entella a Tavarone di Maisana in vista del prossimo campionato di Lega Pro e della prima uscita ufficiale di Coppa Italia, che sarà in programma domenica 11 agosto, quando alle 21 al Comunale arriverà la neopromossa Alcione per il primo turno della Coppa Italia, appunto di Serie C. Ieri i biancocelesti hanno disputato un amichevole di lusso con la Carrarese, che è neopromossa in Serie B. Buon gioco da entrambe le squadre, è mancato soltanto il gol. La partita è finita 0-0, l'intervista al difensore Tiririello a fine partita, la vediamo insieme. Dopo due settimane di ritiro, una bella prestazione con la Carrarese, si è già vista una buona Entella sia per intensità anche per idee. Sì, no, ci tenevamo a fare una prestazione insomma da squadra, questo era l'obiettivo, a prescindere dal risultato, comunque siamo contenti dell'allenamento, dell'amichevole, di come si è comportata la squadra e continuiamo a lavorare. La squadra ha creato anche dei presupposti interessanti per poter fare gol, in particolare ha rischiato molto poco contro una squadra di categoria superiore che la settimana prossima inizierà già la sua stagione con la Coppa Italia. Sì, come ti dicevo prima, siamo contenti di come sia andata anche a livello di prestazione la squadra. E il mister ci aveva questo, siamo stati diciamo in partita per tutta la partita, abbiamo provato a giocare, abbiamo difeso bene e siamo stati anche sfortunati come nel caso del palo, però siamo contenti. Dicevamo prima due settimane di ritiro, le tue prime due settimane da nuovo giocatore dell'Entella, come sta andando, che gruppo stai trovando? Ma ho trovato un ambiente sano, questo sicuramente, lo sapevo già prima di venire, mi era stato diciamo detto che qui a Chiavari, all'Entella si lavora benissimo e ho trovato comunque dei ragazzi che mi hanno accolto molto bene, che accolgono bene tutti i nuovi arrivati e si lavora molto bene. E vi ricordo che questa sera su Teleradio Pace 2 al canale 85 alle 21.15 trasmetteremo in differita proprio questa partita amichevole di lusso, diciamo così, tra la Virtus Entella e la Carrarese. E ora purtroppo una notizia luttuosa, perché è mancata improvvisamente una delle bandiere della Virtus Entella Chiavari. Nel pomeriggio di ieri si è spento all'età di 85 anni Adelio Colombo, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Colombo è stato colto da malore mentre stava nuotando in mare davanti alla spiaggia di Piazza Gagliardo a Chiavari.
soccorso dal personale dell'automedica, dai militi della Croce Rossa di Chiavari, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Adelio Colombo era originario di Abbiategrasso, da giocatore era cresciuto nelle giovanili dell'Internazionale, aveva indossato diverse casacche, lo Spezia, il Pisa, il Cesena, per poi giungere a Chiavari e disputare con l'Entella diverse stagioni, 67-68 e poi dal 72 al 76. Nel campo era passato alla panchina come allenatore dei biancocelesti negli anni 90 e nel 2000. Il rosario sarà recitato domani alle 19.45 nella chiesa delle Saline, dove mercoledì alle 9.30 verrà celebrato il funerale. Ai familiari vanno le condoglianze di tutto lo staff e di Teleradio Pace. Sono stati il pluricampione mondiale Tony Bow e quello italiano Matteo Grattarola ad animare Santo Stefano David in occasione del trial show andato in scena venerdì, sabato e domenica di fronte al castello Malaspina Fieschi. Guardate che bella questa immagine appunto proprio del centro del paese, della Val d'Aveto. Ad esibirsi anche Diego Donadonibus e i piloti del trial team Aveto. Uno spettacolo magnifico, ringraziamo tutti i nostri sponsor, il comune, il pubblico che ha partecipato numeroso. Questo ha detto con soddisfazione il presidente del trial team Aveto Roberto Bottini. Dopo la pausa estiva, il team avetano sarà impegnato l'8 settembre nella prima prova del campionato italiano a Ponte di Legno e il 15 di settembre ad Alto, in provincia di Cuneo, per il campionato regionale. E con questa notizia termina il giornale, anche questa sera, prossimo appuntamento con l'informazione, rinnovato a domani, 12.45, TG Telepace. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della rete. Arrivederci.